Allora, parliamo di un altro argomento che è sottaciuto, che viene visto con imbarazzo, anche se esistono delle testimonianze ormai che hanno fatto letteratura, e c'è soprattutto un suo passato intervento qui a Ouverture che è forse il più ispirato e il più bello. Il nostro personale, buongiorno, un saluto davvero particolare per questioni che sappiamo noi, la professoressa Luigina Marchese. Marchese, buongiorno. Buongiorno anche a voi, buona giornata. Luigina Marchese, professoressa, vive in Abruzzo e già offerto dei contributi in merito a uno dei più scottanti e misteriosi argomenti partoriti dalla realtà di tutti i giorni. E stiamo parlando, nonché, tra l'altro, realtà ovviamente tabù, ignorata dalla quasi totalità dei media di tutto il mondo. Stiamo parlando di scie chimiche. Professoressa Luigina Marchese, lei, partiamo dalla sua esperienza. Un giorno si accorge che i cieli sopra la sua testa erano tracciati, graffiati da queste scie, e cosa inizia? Allora, io volevo dire prima di tutto Prego. che occuparsi di scie chimiche, è un dovere morale delle persone che hanno a cuore il benessere del proprio pianeta, nonché della propria salute. Io, sì, come dice lei, volevo partire dalla mia esperienza, perché io osservo il cielo da anni e ho tratto le dovute conclusioni. Da queste osservazioni sono emersi degli elementi, secondo me, anomali, anche perché sono rimasti irrisolti. Io non ho avuto nessuna risposta, nemmeno dagli organi competenti. Parlo dell'ENAC, dell'ENAV, parlo del Ministro della Difesa, fino ad arrivare alla Presidenza della Repubblica. Penso sia noto perché abbia Eh fatto il beh, giro certo. del web. Proprio sulla nota della segreteria della Presidenza della Repubblica ebbe risposta un dato assolutamente testimoniale, vero Luigina? Appunto. Sicuramente, sicuramente, anche perché il Presidente non sembra negare il fenomeno, dice soltanto che non è di sua E competenza. che ci sono dei segreti militari che coprono e riservano tutto. Sicuramente, sono dei segreti militari, però il ministro La Russa, al quale ho inviato 3 lettere e alla terza molto chiara c'erano domande di un'evidenza tale, a questa lettera io non ho avuto nessuna risposta. Quindi risposte non ci sono attualmente, però io credo una cosa, che basti osservare il cielo per capire che c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che non va. Quindi che cosa ho notato io? Ho notato che, allora io parlo dell'Abruzzo, quindi della Valle Peligna, però io ho amici sparsi in tutta Italia. E da ogni luogo mi giungono le stesse testimonianze. Quindi queste scie che si formano si hanno sempre e con qualsiasi clima. Quindi d'estate, d'inverno, l'aereo può volare a qualsiasi altezza, più in basso, più in alto. Queste scie si formano in continuazione. Ma la cosa più strana che ho notato, basta un semplice cannocchiale per vederlo, no? Che queste scie poi non escono dai motori. E quindi se una scia non esce dai motori, che cos'è? A me sorge questo dubbio. A me sorge il dubbio e sulla bontà del suo intervento, è un mio limite per l'amor del cielo. Danni da vaccini, si va a Verona e tutta l'amministrazione locale riconosce le vittime dall'obbligatorietà dei vaccini. Leggo la nota di presentazione di Luigina Marchese che già conoscevo e Luigina Marchese è una professoressa. Non stiamo parlando di gente destabilizzata emotivamente, stiamo parlando di gente che è No, 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 contestualizzata, che lavora col pu che fa lavori anche assolutamente. intellettualmente predisposti, per cui Ma voglio dire. guardi, io prima mi occupavo io studio Steiner, sono una studiosa di Steiner, quindi mi sono sempre occupata nella mia vita di filosofia e di fisica quantistica. E non chiedevo altro dalla vita, mi sono ritrovata in quest'ambito e come dicevo prima, per me è davvero un dovere morale. Perché ho notato che queste anomalie ci sono, sussistono. Ad esempio, se io vedo nei cieli delle scie di colore nero o di colore blu, mi chiedo per quale motivo. Non sono motori diesel quelli che passano, sono turbofan a cherosene, quindi la scia colorata non ha giustificazioni di sorta. Oppure le racconto qualcosa che ho notato nei cieli l'anno scorso, nel mese di novembre. Allora, premetto che sulla nostra zona nell'arco di una giornata possono passare anche 80 aerei. Il giorno dopo può darsi 20, ma lei mi dirà, ma sta sempre a guardare in aria? No, non sto sempre a guardare in aria.
Però, insomma, a volte sì. E una persona esperta del CICAP con la quale ero in contatto, però non voglio fare nomi, mi disse non che vuole fare nomi perché a noi non ci imbarazza, se vuole questo è l'habitat naturale per fare i nomi e i cognomi, non... preferisco non fare come nomi vuole lei stamattina. Come vuole lei, come vuole lei. Quindi una persona, forse la persona più esperta del CICAP con la quale ero in contatto, mi disse che gli aerei che io vedo sono assolutamente, quindi in modo assoluto, aerei civili. Allora, 80 aerei, quelli che io ho contato, quindi sicuramente sono anche di più, 80 aerei che sorvolano questa valle, 80 aerei civili, il giorno dopo ne passano 3, il giorno successivo ne passano 20. Io ho mandato delle mail, ho telefonato per moltissimo tempo anche all'ENAC e all'ENAV. Allora, il ministro La Russa dice che non si tratta di aerei militari, perché su questa zona sussistono soltanto un paio di aerovie. L'ENAC, nell'ultima mail che mi ha inviato forse una decina di mesi fa, mi dice che in modo assoluto, e quindi stiamo parlando dell'ENAV, mi dice in modo assoluto che non si tratta di aerei civili. E allora? C'è qualcosa che non quadra. Io colgo l'occasione per salutare Ivana Mannino, per salutare l'amico Marcello Celesti che ci sta seguendo dalla Puglia, ma tanti altri amici. La cosa che mi piacque da subito è che con questa capacità anche dialettica e culturale, la professoressa Regina Marchese ebbe in confronto con l'autore di 101, il titolo integrale è gergale, ricordo, 101 cazzate alle quali ci hanno fatto credere, e lui aveva inserito tra questi gli snuff movie, pericolosissima sta cosa, negandone l'esistenza e negando l'esistenza delle scie chimiche. Di fronte, questo Severino Colombo, ecco il nome, di fronte alle teorie così scompostamente esposte dalla professoressa Marchese, lui rintanò nella sua tana, fece una delle figure più meschine della storia e mi chiamò un giorno, mi scrisse un giorno dicendo: lei è responsabile di aver smorzato l'entusiasmo che il pubblico stava accreditando al mio libro. Perché molto probabilmente lei scrive davvero delle cazzate, gli ho risposto io, ma tenendomi all'uso gergale della parola. Questo mi dispiace comunque. A me no, perché uno che scrive, che scrive che non esistono gli snuff movie contro la pedofilia, quindi, e che non le scie chimiche sono tutte fesserie che attraggono l'attenzione degli spostati, non va bene. Detto questo, no, però... questo non va bene. Io penso assolutamente una cosa, che prima di affermare qualsiasi cosa bisogna prima informarsi. D'accordo con lei. Allora io le chiedo, perché prima si parlava anche di vaccini, allora c'è una questione, viene sollevata una questione, io credo che sia dovere la informazione prendere le voci discordanti, le due voci, i due fronti, contrapporli in un ambito onesto dal punto di vista intellettuale e sereno dal punto di vista dialettico. Ora ma le noi dico, sono anni che chiediamo questo. E noi il 19 di novembre faremo una conferenza con Giulietto Chiesa, Rosano Marciano, al quale invito personalmente lei, lo faccio in diretta. Noi sappiamo un po' le sue vicissitudini, le siamo veramente accanto, ci stringiamo a lei e al suo cordoglio. Grazie. Lei, io speravo di sentirla più là, ma lo faccio adesso, lei è invitata di diritto con Ivana Mannino, che saluto caramente, la sua partecipazione si era caldeggiata e auspicata da subito. Detto questo, lei pone, ripeto, con estrema fermezza, ma anche con altrettanta onestà, queste domande, alle quali rispondono con delle mezze ammissioni, negando poi che siano tali. Quando la segreteria della Presidenza della Repubblica dice: non escludiamo che quello che dice lei è vero, ma tutto è coperto dal segreto militare, quindi un segreto, di che stiamo parlando? Ma allora le faccio una domanda, perché è la madre poi di tutte le domande, no? Quando tutti ti guardano così un po' creduloni, un po' tontarelli, e mi dicono: ma allora ste scie chimiche a che servono? Si è fatta un'idea perché utilizzano le scie chimiche, professoressa Marchese? Guardi, io ci sto lavorando e prossimamente pubblicherò un articolo proprio sulle ipotesi. Guardi, di ipotesi ce ne sono moltissime. Non c'è bisogno che io le ripeta, anche Rosario Marcianole ha inserite sul suo sito.
Io però mi sono fatta un'ipotesi che per me è davvero, ecco, la madre delle ipotesi. Questa mia, ciò che pensavo, stava trovando conferma anche in un intervento del professor Malanga. Vabbè, lui si occupa di extraterrestri, non ha nulla a che vedere con le scie chimiche. Però io credo che il fine ultimo, perché poi anche tutti i precedenti sono validi, che il fine ultimo delle scie chimiche sia proprio quello di obnubilare la nostra coscienza, la nostra consapevolezza. Qualcuno dice di modificare il nostro DNA ai fini di una evoluzione genetica. Io dico, con Steiner, ai fini di una nostra evoluzione spirituale. Quindi dal punto di vista della nostra coscienza, perché Steiner dice che la coscienza non è sempre uguale, evolve. E quindi noi si diventa col tempo sempre più consapevoli e sempre più coscienti. E che il fine delle scie chimiche sia proprio quello. Penso che sia l'ultimo fine. Poi tutti gli altri, quelli secondo me restano validi. La mappatura del territorio, comunicazioni militari. Io qualcuno ci è arrivato anche con una blandezza preoccupante, perché poi quando si solleva la questione, e lo si fa ovviamente con la perigliosità del caso, ma anche con la forza di tutta la letteratura che avete prodotto, dicono, vabbè sì, ma per il controllo climatico, ma è da anni, dal dopoguerra, che si usano espedienti per il controllo climatico, e tutto questo diventa naturale quando invece si crea una tendenza, un'inversione del moto naturale del pianeta. Io spero che ci sia sempre più la giusta attenzione rispetto a quello che ovviamente denunciate voi. Professoressa... Sicuramente, poi anche il controllo climatico non ammette che vengano rovesciate tonnellate di alluminio, di bario, di sostanze nocive su una popolazione che nulla sa, che ignora. Sì, è questo, assolutamente sostenibile quello che dice lei. Mi auguro che ci sia sempre più attenzione. Professoressa Marchesi, la saluto caramente, davvero di cuore. Buona giornata e grazie. Grazie a lei. Grazie a Luigina Marchese, grazie.